Questo video parto appoggiato perché serve tranquillità. E il motivo per cui vi dico questo è perché l'argomento che voglio affrontare adesso è legato all'emotività. L'emotività legata a che cosa? Legata all'ambiente in cui mi trovo. In questo momento sono in piscina e per un triatleta la piscina riguarda la prima frazione. Che poi probabilmente non riguarderà solo il triatleta, ma anche un nuotatore, dipende. Però tendenzialmente al triatleta capita spesso, che è l'emotività che si trova ad affrontare in acqua, tendenzialmente nella prima frazione, che è in acque libere. E che cosa succede? Spesso siamo presi dall'emozione, dalla paura, dall'ansia, dal panico di quando partiamo e dopo i primi metri entra in gioco questa sensazione, questo status, che tendenzialmente è uno status mentale ed è una cosa che quasi tutti, chi più chi meno, ha attraversato. Io stesso, come vi ho condiviso tante altre volte, ho attraversato questi momenti. Lo ricordo nettamente, pensate anche il giorno dell'Olimpiade, ho attraversato quel momento. Però sono momenti e fondamentalmente sono momenti che servono per crescere. E ora rimarremo sulla parte più di gestione di questo momento riguardo alla gara. Poi magari in un altro video gestiremo la profondità o da che cosa proviene, come diciamo la provenienza, ecco. In questo caso comunque spesso ci troviamo ad affrontare questo momento semplicemente perché quando partiamo in gara partiamo con la foga o comunque con l'intensità massima perché un po' l'emozione, un po' l'adrenalina, un po' il fatto che noi vogliamo metterci tutta l'energia possibile per essere davanti, per iniziare bene la gara, ci porta ad affrontare quei momenti, quei primi momenti, con un certo status dove i battiti cardiaci sono molto alti, la respirazione è molto corta, la mente soprattutto comincia a bombardarci di pensieri, situazioni. Quindi che cosa succede? Diventa come se un imbuto si restringe e non ci capiamo più niente. E a quel punto lì la nostra emozione, il nostro status è di panico, ansia. Questa cosa è una cosa abbastanza normale. Come affrontarla? Allora, prima di tutto, quello che succede in gara è anche il fatto che vi trovate insieme a un sacco di persone, quindi in una situazione caotica. Prima di tutto vi consiglio di magari spostarvi, tendenzialmente magari fare, se soffrite di questa cosa, stare fuori da tutta quella bolgia, da tutte quelle persone, dove già avete una sensazione di gestione più o meno tranquilla della situazione. Poi un'altra cosa che vi consiglio: non partite troppo veloci, oltre le vostre capacità, partite piano, tanto la gara sarà lunga, avrete tutto il tempo di gestire, anche perché se andate in progressione, se in quel momento partite e avete una situazione di controllo, riuscirete poi ad affrontare e andare in progressione sempre più veloce verso la fine. Invece se voi partite già in panico, in difesa, la vostra performance in qualche maniera sarà di difesa. Ok, quindi partite magari con uno step di intensità minore. E poi mi raccomando, cercate di respirare. Concentrarvi sul respiro e su ciò che dovete fare. In quel momento sapete che siete alla partenza, ok? Sentite l'emozione, il cuore, tutto quello che esplode, ok? Però sapete che potete mettervi da parte, ok? Quindi se la partenza, c'è una linea di partenza, mettetevi ai lati. Lì
partite, magari non correndo a tutta, ma camminando, corricchiando, ok? E entrate in acqua e le prime bracciate fatele, non dico rilassati, ma cercate di trovare il vostro ritmo con la respirazione e la vostra sensazione. E soprattutto concentratevi in ciò che dovete fare, cioè la boa. Cos'è che devo fare? Cos'è che devo raggiungere? Ok? Non concentratevi sul fatto che c'è una persona di fianco a voi, magari vi sbatte, e magari ci sono troppe onde, o che cosa succede. Capito? È tutto un concatenarsi. Se voi date ascolto alla vostra mente, è tutto un concatenarsi che vi porterà a dire: ma che cavolo ci faccio qua? Quindi invece dovete essere presenti in quello che state facendo, ok? Respiro e dove sto andando? Qual è il mio obiettivo? Ok? Questa è una cosa fondamentale che fa una grossa differenza su quello che sarà lo status che attraverserete in quel momento, ok? E vi accorgerete che nel momento in cui vi trovate rilassati e in qualche maniera nella vostra situazione di comfort, perché la creerete in quel momento, perché la mente nel momento in cui si acchieta troverà una zona di comfort, ecco, da lì vedrete che riuscirete anche ad aumentare e andare in progressione nella vostra performance della disciplina. Quindi questo è stato un po' la mia esperienza, anche se poi sono un professionista e devo affrontarla un po' diversa, però i meccanismi della mente sono uguali, il meccanismo del concatenarsi dei pensieri è uguale, e focalizzarsi nel respiro, nel presente, in quello che tu devi fare è una chiave di lettura che sicuramente può aiutarvi. Ultima cosa, anche questo piccolo consiglio è un allenamento, nel senso che se non lo faccio mai, non è che il giorno della gara sarò in grado di farlo. Magari potrebbe venirmi, ma cercate di portarlo nella vostra quotidianità. A me succedeva anche in piscina questa paura, quindi cercavo di allenarla anche in piscina, e ancora tuttora cerco di allenare questa cosa, perché meno distrazioni, meno pensieri disturbatori, diciamo, entrano nella vostra mente, meglio è. Più allenati siete, meglio è. Quindi ecco, un consiglio è: siate costanti anche in questo, va bene? E spero vi sia piaciuto. Affronteremo altri argomenti di questo tipo, e se avete voglia lasciatemi qualche insight sul video, su ciò che volete sapere, e vi aspetto al prossimo. Ciao belli!